Ciao folks, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo cosa serve per fare video su YouTube. Il periodo di crisi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ha portato molte persone a iniziare a creare contenuti su YouTube e in generale online, perché il futuro, ormai è chiaro, è la comunicazione digitale. Questo vale per un individuo semplice che sta provando a creare qualcosa, per un imprenditore, per un'azienda, eccetera, eccetera. L'idea di questo video mi è venuta in quanto io realizzo contenuti su YouTube da più di 5 anni e ricordo che quando ho iniziato il mio background non era da videomaker, bensì da fotografo e da grafico, non mi ero mai cimentato nel mondo dei video e il tutto è stato piuttosto frustrante. Ricordo che passavo ore a guardare video meravigliosi e mi chiedevo se anche io un giorno sarei arrivato a ottenere quella qualità. O meglio, erroneamente pensavo se avrei mai avuto il budget per poter acquistare la strumentazione per ottenere quella qualità. Ovviamente mi sbagliavo, perché il trucco di YouTube numero uno è semplificare e sfruttare al meglio ciò che si ha a disposizione. Quindi tranquilli, non è necessario spendere migliaia di euro. Assolutamente, ma partiamo subito. Realizzare un contenuto su YouTube si suddivide in 4 step: scrittura, registrazione, montaggio e pubblicazione. Partiamo dal primo step, dalla scrittura. Che cosa ci serve? Un semplice taccuino, cartaceo o digitale, poco importa, come vi trovate meglio. Un taccuino sul quale scrivere lo script del nostro video. Lo script altro non è che il testo piuttosto che degli appunti. Esistono 3 tipologie di creator per quanto riguarda la scrittura, ve li elenco in modo tale che possiate capire quale fa per voi. Il primo creator è colui che scrive tutto, quindi il suo video è completamente scritto dall'inizio alla fine e si limiterà semplicemente a registrare frase per frase ciò che è andato precedentemente a scrivere. Questa tecnica è consigliatissima se siete alle prime armi, perché vi permette di non dimenticarvi niente e di avere un po' più di tranquillità nell'espressione le prime volte che siete davanti alla camera. Oppure è consigliatissimo se l'argomento che state andando a trattare è complesso, comprende tanti elementi e non potete rischiare di dimenticarvi nulla. Inoltre è consigliatissimo se dal video che andate a realizzare volete estrarre anche un articolo per il vostro blog, perché nessuno vi impedisce di farlo, quindi se voi scrivete tutto, avete tutto bello che pronto. Il secondo creator per quanto riguarda la scrittura è chi va a braccio. Allora, io ho iniziato in questo modo, tutti i miei primi video sono tutti fatti a braccio. Ricordo che non facevo nemmeno i tagli e quando sbagliavo ricominciavo da capo, anche per video di 10-15 minuti. Andare a braccio è ottimo per contenuti di cuore. Quando state raccontando una vostra storia personale, una vostra esperienza, qualcosa che conoscete molto bene e soprattutto quando vi sentite a vostro agio davanti alla videocamera. Non vi preoccupate, inizialmente è impossibile sentirsi a proprio agio, poi video dopo video sarà tutto più naturale, tutto più semplice. Il creator numero 3 per quanto riguarda la scrittura fa un mix, quindi è una sorta di ibrido. Si segna i punti fondamentali, magari scrive qualche frase, si segna eventuali date, eventuali nomi e si crea una scaletta in sostanza schematica che poi andrà a seguire per comporre tutto il video. Quindi unisce il creator 1 e il creator 2. Sulla scrittura non c'è altro da dire, però se volete approfondire il discorso dello script fatemelo sapere qui sotto nei commenti e faccio un video molto volentieri. Passiamo alla registrazione. Quindi lo step numero 2 per creare un contenuto su YouTube. La registrazione si suddivide in vari punti. Il primo punto è l'illuminazione, importantissima. Praticamente determina l'80% della qualità visiva del vostro video. Così come in fotografia, una buona illuminazione produce una buona immagine, una cattiva illuminazione devasta completamente l'immagine. In base allo spazio e all'ambiente che avete a disposizione potete scegliere tra 3 forme di illuminazione. La prima è la luce ambiente. In esterno ovviamente è un classico, non portatevi luci, non impazzite perché non ne vale assolutamente la pena, a meno che stiate vloggando in esterni. Allora lì ok, un piccolo LED, però non è veramente necessario. Per quanto invece riguarda gli interni, spesso e volentieri basta porsi davanti a una o più finestre per avere un'illuminazione meravigliosa. In quel caso però state attenti ovviamente ai cambi di luce, quindi cercate di registrare ad un orario in cui la luce è presente
per un bel po' di tempo. Altra forma di illuminazione molto utilizzata sono i softbox oppure gli ombrellini. Io ovviamente vi lascerò in descrizione tutti i link interessanti per vari accessori, eccetera, eccetera. Allora, si compra un kit molto semplice, anche molto economico, lo trovate su Amazon facilmente. Si pongono le due luci a 45 gradi, quindi verso di voi, e avete risolto il problema. Generalmente vi permettono di ottenere un'illuminazione costante, diffusa, morbida, assolutamente professionale e negli standard. La terza forma di illuminazione invece è il ring light. Io lo sto utilizzando in questo momento. Il ring light è comodissimo perché fondamentalmente diventa la vostra unica fonte di illuminazione. Lo ponete davanti a voi, lo regolate ovviamente per non bruciare il viso e ottenete una luce perfettamente diffusa, morbida e molto interessante. È sconsigliato però a chi ha gli occhiali, perché chiaramente crea un riflesso un po' fastidioso, e a chi non è amante del ring attorno alla pupilla, che potete vedere dai miei occhi. Per quanto riguarda l'illuminazione, ricordate, cosa importantissima, che esiste anche lo sfondo. Quindi cercate di rendere il vostro sfondo un po' carino, un po' luminoso. Fate quello che riuscite, ovviamente tutto dipende dagli spazi che avete a disposizione. Sarebbe bene anche avere un po' di profondità all'interno dei video, sarebbe bene avere un'illuminazione dietro le vostre spalle per creare un po' di stacco, però non è necessario, potete anche registrare tranquillamente davanti ad un muro neutro e semplice. L'importante è cercare di personalizzare un po' il vostro contenuto e l'illuminazione potrebbe essere sicuramente un ottimo spunto, un ottimo effetto speciale per rendere i vostri video gradevoli. A volte bastano veramente pochissimi euro e vi portate a casa delle lampade come queste che vedete e avete risolto il problema. Step numero 2 per quanto riguarda la registrazione, lato video. Ci sarebbero tantissime cose da dire nel lato video, ma siccome questo è un video che vuole riassumere tutto l'occorrente, non mi dilungherò e mi limiterò solamente a dirvi di sfruttare ciò che avete a disposizione. Reflex, mirrorless, compatte, smartphone, va tutto bene. Nella stragrande maggioranza dei casi avete già lo strumento che vi serve per realizzare video di buona qualità. Punto numero 3 per quanto riguarda la registrazione, audio. Immaginate di andare al cinema dopo aver atteso per tanto tempo l'uscita di quel film spettacolare che si preannuncia un capolavoro. Vi sedete su una poltrona comodissima, davanti ad uno schermo immenso. Tutto è perfetto, parte il film e l'audio è gracchiante, distorto, fastidioso, acido. Cosa pensate? Ci rimanete decisamente male. Su YouTube vige lo stesso concetto, ovvero l'audio, spesso sottovalutato, gioca una parte importantissima per la buona riuscita del vostro contenuto. Ci sono varie possibilità per quanto riguarda migliorare l'audio. Il primo, che è quello che onestamente mi sento di consigliare un po' a tutti, è il microfono direzionale. Un microfono direzionale praticamente si rivolge verso la persona che sta parlando e isola buona parte dei rumori ambientali attorno che potrebbero dare fastidio. Ovviamente non è un isolamento al 100%, ma comunque funziona bene. Costano relativamente poco e hanno un'ottima qualità. Io in descrizione vi lascio tutti i link utili in ogni caso. Lo potete utilizzare con mirrorless, reflex, compatte, però prima controllate di avere l'ingresso jack, chiaramente, oppure con smartphone. Esiste anche una versione per smartphone. È semplice, è comodo, quindi va bene nella stragrande maggioranza delle situazioni e in esterno vi salva veramente la vita per quanto riguarda l'audio, perché senza un microfono direzionale in esterna generalmente è un disastro. Altrimenti esiste il microfono lavalier, leggerissimo, comodo, portatile, lo potete collegare al vostro smartphone e registrarvi l'audio, senza grossi problemi, altrimenti un registratore digitale. In certi casi lo potete anche collegare a mirrorless, compatte e reflex. Allora, secondo me è molto comodo, ha una clip, si pinza alla camicia o alla t-shirt e siete a posto. L'unica cosa, utilizzatelo solo se siete minimamente esperti di montaggio video, perché se registrate l'audio a parte dovrete poi andare a sincronizzare. Però se lo collegate direttamente alla vostra macchina o al vostro smartphone, ovviamente il problema non sussiste. L'ultima ipotesi per quanto riguarda l'audio è il microfono a condensatore, quello che sto utilizzando io in questo momento. Ovviamente vi permette di ottenere una qualità impeccabile, però è consigliato solo nel caso in cui abbiate un po' di maneggevolezza nel mondo audio-video, perché comunque un'equalizzata, una compressione, una riduzione del disturbo o altro andrebbe sempre messa.
Per il resto veramente non ha difetti. Ci tengo a ricordare che non vi serve assolutamente una scheda audio esterna obbligatoriamente, perché anche le versioni USB dei microfoni condensatore funzionano molto bene. In descrizione ovviamente vi lascio vari link. Passiamo al terzo step per fare un video su YouTube, ovvero il montaggio. L'editing e il montaggio sono una parte fondamentale per la realizzazione dei vostri video, perché vi permettono di caratterizzare i vostri contenuti, di togliere l'inutile, di renderli fruibili, veloci e ritmati. In molti me lo chiedete, il software perfetto non esiste. Considerate che io ho iniziato con ScreenFlow per Mac, che è un software che è stato in realtà pensato per fare registrazioni schermo e cose di questo tipo. Io lo utilizzavo per montare i miei video, tagliare, esportare, eccetera, eccetera. Di conseguenza, nel momento in cui prendete un po' di maneggevolezza, riuscite tranquillamente a utilizzare un po' di tutto. Successivamente, quando ho iniziato a studiare un pochino, sono passato a Premiere e attualmente a Final Cut, che ovviamente sono i software, tra virgolette, professionali per quanto riguarda il montaggio video. Ovviamente nessuno vi impedisce di montare con lo smartphone, assolutamente. Esistono due applicazioni che vi straconsiglio, che sono VideoLip e InShot. Tornando a PC e Mac, altri software degni di nota, soprattutto per imparare a fare editing e montaggio video, sono Filmora 9, Apple iMovie e Sony Vegas. Quindi date un occhio. Quarto ed ultimo step, pubblicazione. Pubblicare un video su YouTube non significa semplicemente ok, clicco pubblica e incrocio le dita. Assolutamente no. Prima della pubblicazione ti dovrai occupare di realizzare una buona copertina che sia convincente. Considerate che spesso e volentieri un buon contenuto, anche veramente valido, non funziona perché per qualche motivo abbiamo creato una copertina che non convince, che non attira l'osservatore. Poi c'è sicuramente la componente del titolo. Ci sono titoli clickbait, titoli che attirano, eccetera, eccetera. Però la copertina è qualcosa di veramente importante. A volte ci viene una super idea e riusciamo a creare qualcosa di interessante, altre volte no. Cerchiamo di prenderci il tempo per realizzare sempre una copertina inerente all'argomento che stiamo andando a trattare, chiaramente, ma al contempo anche interessante, che attiri l'occhio dell'osservatore. Per realizzare una copertina si utilizza generalmente Photoshop piuttosto che GIMP. Se non avete nessuna competenza con questi software, vi posso anche straconsigliare il sito canva.com, è anche un'applicazione per smartphone. Rimarrete stupiti, date un occhio. Dopo la copertina si va in pubblicazione e prendetevi il giusto tempo per scrivere una descrizione degna di nota, una descrizione che valorizzi il vostro contenuto, perché saranno quelle frasi che poi andrete a pubblicare per presentare il vostro video sui vari social network. Mettete dei tag coerenti, quindi non scrivete frasi lunghissime, mettete dei tag veramente inerenti al vostro tema. Quindi se avete fatto un video, come in questo caso per esempio su YouTube, i tag potrebbero essere molto semplicemente YouTube, accessori YouTube, strumentazione YouTube, insomma fondamentalmente tutto quello che può collegarsi al video in maniera semplice. Dovete prendere dei macro temi, non dovete prendere cose troppo specifiche. Vi lascio qui sotto in descrizione un bel po' di link suddivisi appunto per i vari step che vi ho elencato, con attrezzatura in rapporto qualità-prezzo top, in modo che non andate a spendere tanti soldi e potete avere materiale di qualità. È tutta strumentazione che ho utilizzato, che ho testato o che utilizzo quotidianamente, quindi tutte cose assolutamente di qualità, ma senza spendere un occhio della testa, perché non ne vale la pena. Seguitemi su Instagram, dove pubblico tante storie interessanti, e anche su Telegram, perché a brevissimo riniziano i vari post e saranno esclusivi solo per Telegram. Se il video vi è servito, vi è piaciuto, condividetelo, perché potrebbe essere molto utile soprattutto di questi tempi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, io vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce. Can weather any storm.